quando uscivamo a cena, a pranzo, insomma, mangiava un quarto di me e io mi sentivo malissimo, perché dicevo, cazzo, allora forse mangio un po' troppo. Era tutto normale, secondo lui. Però no, non era normale. Tanto che io quando in quel periodo ho iniziato a perdere peso, lui non si era neanche accorto. Non penso, l'amore non penso sia questo. Cioè, non credo sia sofferenza vedere l'altro stare male e non fare niente. E nel mio caso è stato così, perché io stavo male e lui non faceva niente. Non ricordo la prima volta che, per essere proprio cruda, mi sono messa le dita in gola per vomitare. L'ho rimosso, questo non me lo ricordo. Però da lì è stato un continuo. La buffata parte da mangio un qualcosina in più rispetto a quello che ho in mente. E poi ti butti su tutto il resto. Biscotti. Non esiste un biscotto. Se ne hai mangiato uno devi mangiarti tutta la confezione. E se hai finito la confezione devi mangiarti qualcos'altro, perché così stai male ma non abbastanza. E vai avanti all'infinito. La buffata ti dà un senso di euforia in quel momento. Paragonabile, penso, non lo so perché non l'ho mai provato, ma credo sia quasi come un drogato che si fa di coca, la stessa dipendenza, il bisogno di doverlo fare. E vorrei che tutto questo vento potesse spazzare via tutto quello che ho nella testa, che in questo momento è una confusione totale su tutto. C'è chi dice che le ragazze che soffrono di anoressia e di bulimia vogliono assomigliare alle modelle. Non è vero. Chi mangia male non vuole crescere. Forse perché non sa ancora che cosa vuole fare. Forse perché non sa ancora che cosa la rende felice. Forse perché ha paura. A Villa Miralago sono ricoverati tanti ragazzi. Soffrono di disturbi del comportamento alimentare. Ho paura. Ho ansia. Non volevo scendere dalla macchina. Ci provo per l'ennesima volta. Adesso ricovero. Perché io mi sento brava a controllare il cibo, quindi se mi tolgono quello, che cosa farò? Boh. Tira tutto intorno a quello. Tutto il cibo, a controllare, a pesare, a abbinare. Appena arrivata, Sofia fa il suo primo colloquio con la dottoressa Celeste Isella, la sua psichiatra. Sin da piccola ero ossessiva compulsiva. Facevo tanti rituali, già a 5 anni, lavo le mani tante volte al giorno, se toccavo una cosa l'altra. Poi a 13-14 anni io avevo dei rituali che erano diventati così ossessivi che io ho chiesto mamma aiutami, perché io non ce la faccio più, sto impazzendo. Mi levavo e mi mettevo il pigiama 4 volte, passavo dalla porta, tipo proprio come ossessioni. Accendevo e spegnevo la luce, ho detto mamma ti prego aiutami, e mi ha mandato da una psicologa. Si sono tolti questi rituali, si sono riversati tutti sul cibo. Ho cominciato ad abbinare in modo morboso, cioè se io ti dico come mangio, cioè tu non capisci niente, perché è troppo complicato da capire. E io vedevo che dimagrivo e mi piaceva, mi pesavo per vedere che dimagrivo, dovevo dimagrire sempre di più, perché poi era diventata una... tipo un obiettivo di dimagrire sempre di più. Si può? Salve. Quando tornerò da qua, che cavolo farò? Come sarà la mia vita? Come mangerò se poi perdo il controllo e divento una cicciona? Una cosa che imparerai, Sofia, è che si è amati al di là di ciò che uno appare essere.
Iniziamo a muoverci liberamente nello spazio. A Villa Miralago i ragazzi partecipano ad attività di gruppo. Quando incontri l'alto, provi a sussurrare la tua parola al suo orecchio. Questi giovani si tengono dentro il loro dolore e qui imparano a comunicare. No. Sì. 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 No. No. Ora sei arrabbiato. Sì. Sì. No. Sì. No. Sì. No. Sì. No. Sì. No. Sì. Sì. E provi a stare, a cercare un accordo nella coppia sul sì o sul no. Sì. Sì. Scegliere tra il sì e il no è stata un po' combattuta. Mm-hmm. Poi però nel dirlo a voce alta, gridarlo, imporlo agli altri, lo imposto anche a me stessa. Quindi sono detta sì a un sacco di cose. Avrei voluto dare di più, però mi manca la voce. Io con il sì finale mi sono sentita libera, con tanta voglia di uscire da questa malattia. Bea, ero un po' indecisa quando appunto dovevo scegliere il sì o il no. Più che altro perché mi venivano in mente tanti pensieri, tante domande. E non sapevo a quale dare importanza e quale rispondere per prima. Però poi alla fine ho detto anch'io un sì positivo. Ti hanno convinto, sei stato bisogno di un'opera di convincimento, mica da ridere. Di fuori c'è la libertà, la, non so, la possibilità di fare ciò che si vuole, realizzare i propri sogni. Beatrice ormai è ricoverata da più di un anno e procede a piccoli passi. Vorrei volar via per sottrarmi un po' a delle mie paure, a delle mie responsabilità, alla crescita, al crescere che mi spaventa molto. Però dall'altra parte ho la forza e la grinta di affrontarli adesso. Prima no, adesso ho qualcosa in più che... Diventare grandi è difficile. Così decidi di non crescere, di avere un corpo piccolo ed esile, come quello di un bambino. E poi alla fine puoi volare via. E scomparire. È bello rimanere bambini. A Todi c'è un centro pubblico dove curano i giovani affetti da disturbi del comportamento alimentare. Si chiama Residenza Palazzo Francisci. Oggi la dottoressa Valentina Benfatti conduce un gruppo che si chiama Attività Sensoriale. Aiuta le ragazze ad abbandonarsi alle sensazioni e ai ricordi. Vi chiederò di chiudere gli occhi, al mio via riaprirli, e ognuna di voi sarà catturato da un qualcosa, che può essere un suono, può essere un oggetto, un fiore, una foglia, qualsiasi cosa. Chiudete tutti gli occhi, lasciatevi ispirare da quello che vi circonda. State ancora con gli occhi chiusi, vi chiedo di concentrarvi sul respiro per un po'. Riapriamo gli occhi. Guarda, io vado un pochino più dietro, qua. Vai, Sara. Ha catturato la mia attenzione una casa. Mi ricorda molto la casa del paese di mia nonna, dove passavo tutte le estati.
con i miei amici e giocavamo sempre insieme. È come se fossimo tornati un po' indietro nel tempo, cioè ho sentito proprio il ritorno al passato. Quale passato? Infanzia. Sara è una ragazza di 18 anni che vuole riprendere in mano la sua vita. It's not... L'infanzia credo sia lo step della vita che tutti hanno amato e continuano ad amare, perché c'è più spensieratezza, c'è tanta voglia di vivere. E vedi la vita a colori e io la vedo adesso bianca e nera. La malattia che ho si chiama anoressia nervosa. È iniziato tutto circa nel 2017, dicendo voglio mettermi a dieta. Ho iniziato una restrizione abbastanza importante del cibo. Arrivavo a pesare l'insalata. Ho capito di essere realmente malata per una cosa futile, perché mi dissero, guarda Sara, in 2 settimane hai preso 1 chilo. Ho iniziato un calmante. Diciamo lì mi sono resa conto della mia malattia. Inoltre iniziai a graffiarmi, perché ho scoperto anche purtroppo l'autolesionismo. È stata una delle prime volte in cui mi sono sentita malata. Ho deciso di buttarmi nella malattia, perché l'unica cosa sulla quale avevo un controllo. Avevo il controllo sul cibo, su, in generale sulla mia vita. Il cibo è una minima parte della malattia e che c'è ben altro dietro. Paura del futuro, come per esempio io ho paura del futuro ed è una cosa che dovrò affrontare. I wish we never learned to fly. Miralago, Sofia affronta la sua prima sala pasto. Da 4 mesi, ho fatto 4 mesi il 4 settembre. Io qua mi trovo benissimo. Cioè il primo mese ero l'opposto di quello che posso dire e puoi vedere ora. Volevo scappare, piangevo. Ma il secondo giorno... Sì. Cioè, quando uno viene qua pensando che danno l'acqua santa al posto dell'acqua, se sei il miracolo, non è vero. Però se tu vuoi guarire, tu guarisci qua dentro. Dipende tutto da noi. È il terzo ricovero. Ma io che devo fare? Devo andare. Devi entrare dentro. Le verdure, ma si vede, direi. Ok, e perché adesso me lo dici? Ti sento in colpa per averle strizzate. È la prima volta che le strizzi, ok? È la prima volta che le strizzi perché secondo te c'era più olio rispetto a insomma. Le strizzate, si vede. Già il fatto che tu ti senti in colpa per questo comportamento, direi che non è così negativo. Avevo 11 anni quando ho incominciato a
a richiedere diete e tutto. Ora ne ho 23. Però tutto è iniziato quando avevo 17 anni. Ho perso tipo 10 kg in 2 mesi. Ne pesavo 47 e sono arrivata a 37 kg. Perché vedevo che mi piacevo, perché vedevo che finalmente la Sofia, incapace, che non sapeva fare niente, che non era brava a scuola, che dormiva, goziava, che finalmente era in grado di saper fare qualcosa, di saper controllare qualcosa senza chiedere aiuto a mamma, senza chiedere aiuto a papà, senza chiedere aiuto a nessuno. Ero brava, ero diventata brava e sapevo fare qualcosa, ero capace di dimagrire, ero capace di controllare, ero capace di abbinare. Avevo dei risultati. Fino a che però mi è sfuggita la situazione alle mani, perché quando poi si fanno queste cose drastiche non è che dici da 47 arrivi a 45, poi arrivi a 40, cioè da 47 io mi sono ritrovata ad essere 37 kg, fino a che l'anno scorso ero 33 kg, ma non me ne sono accorta, nel senso poi entrano dei meccanismi, l'iperattività, cioè io pure che bevo un succo di frutta dovevo farmi girare tutto il paese. Pure con, cioè io mangiavo solo in base se potevo camminare, se sapevo che già io non potevo camminare io digiunavo. Francesca ha chiesto un incontro con il dottor Mendolicchio, direttore della comunità. Com'è? In questo momento mi sento ferma. Mm-hmm. Cioè come se non riuscissi ad andare da nessuna parte, mi sento vuota. E non so se anche per il sintomo si presenta molto di più. E tutti dicono è da quel vuoto che si comincia a ricostruire. Però come si fa? Hai fatto già delle scelte importanti, hai congelato il tuo percorso universitario, probabilmente l'hai messo anche un po' in discussione, immagino che tutte le tue questioni affettive e relazionali si siano fermate. Ti pare poco tutto questo? Ti pare poco mettere in discussione tutto questo? Secondo me non è poco. Ti senti pronta di fare il click, mettere che ancora c'è un lato di te che resiste alla possibilità di cambiare è fondamentale. Aspetteremo che questo accada, rispetteremo questa paura e aspetteremo. Buon lavoro mia cara. Grazie. Ciao. Mi pare che queste ragazze vogliano essere magre come modelle. Sofia e Sara soffrono di anoressia, mangiano pochissimo, oppure mangiano e poi si consumano di esercizio fisico per il terrore di ingrassare. Francesca era anoressica, poi dopo mesi di rinuncia ha ceduto e ora fa buffate solitarie e poi vomita. Dicono, voglio essere bella, ma lo sono già. Allora perché lo fanno? Sara è a colloquio con la dottoressa Bianca Rinaldo, la sua psicologa. Come stai? Insomma, cioè, non è stata una settimana facile. C'è un tipo di flash nel quale mi sono vista quando ero arrabbiata e lì appunto c'avevo sempre l'istinto di farmi del male, così. Cioè, io non so, è come se io non mi conoscessi fino in fondo. Io so riconoscermi solo con la malattia. E distaccarmi da lei mi spaventa, e mai senza la malattia chi sono, non so, mi fa un po' paura, perché l'essere riconosciuti è comunque qualcosa che dà attenzioni e io, cioè, senza la malattia mi sento di non essere nulla. Come sarebbe una Sara felice? Potremmo pensare anche a una Sara colorata. Su quello un attimo. Colorata dentro. Sì. È colorata fuori, no? Ancora no. Il nero fa parte di me. Spesso in questo tipo di problemi si gioca per esclusione. Sono questo o quello, sono bianco o nero, sono felice o triste. E invece non è così. Noi siamo un complesso di cose. E ci portiamo dentro la gioia e la tristezza, i momenti di gioia assoluta e i momenti di tristezza, che poi vanno dosati, non vanno vissuti, no, in maniera assoluta. Magari potresti domandartelo, di cosa mi vergogno io nel farmi vedere felice, nel farmi vedere colorata, nel farmi vedere serena?
A quello non c'è risposta ancora. Ci vogliamo fermare qui per... Sei pronta? Grazie. Le ragazze escono in giardino e fanno laboratorio di teatro. Lo guida la dottoressa Costanza Pannacci. Grazia, Sara e le altre ragazze imparano a farsi beffe della malattia. Tu sai che riesco a entrare nel corpo delle persone? Oh, e beh, allora io adesso ti dimostro che diventerò te. Oddio. No, te prego. Adesso c'è la terapia, oddio. No. Oddio, sto male. Tavola sono sempre nervosa e quindi tendo ad essere sempre una delle prime che finisce. Nonostante io lo spezzetti ancora oggi, il nervoso mi fa brutti scherzi. Per fortuna in questo periodo non ho istinti autolesionisti e quindi loro sanno che quando io tipo ho la mela me la devono tagliare, anche se mi dispiace, mi sento in colpa perché mi sento tipo servita così. Una ragazza anoressica un giorno mi ha detto: l'unico complimento che noi accettiamo è che begli occhi che hai, perché gli occhi sono l'unica parte del corpo che non può ingrassare. È come se avessi sempre paura di aumentare di peso, di ingrassare. Io la bilancia la utilizzo per controllare quello che succede. Se lascio andare il concetto di peso, ho paura di abordare dall'altra parte. Peso è una parola terrificante. Mi verrebbe da strappare tutto questo coso qua e mettermi qua davanti ore e ore, controllare. Non mi piacciono le gambe, non mi piace la pancia. E mi focalizzo sempre. Farei per avere le stesse gambe di quando ero piccola. Magre, secche. Assurdo. Mi piacciono gli occhi, quando però è difficile capire che cosa piace alle persone di te, se neanche tu stessa lo sai. Intanto la prima settimana è dura, cioè è dura. Io voglio il telefono, voglio giocare al telefono. Io ormai col telefono... Io voglio giocare col telefono. Giocavo, mi guardavo Netflix, facevo... Mamma per amica. Sì, qua non puoi decidere tu. Cioè nel senso ormai, cioè quando entro ai pasti finisco tutto, ma perché devo? Le crisi ci saranno, ci darai i giorni che mi vedi. Ma pure tua mamma è un mostro questa, sì, questa malattia. Non ti rendi conto di nulla. Ma ci vuole un miracolo qua. Sì, ma... Io pure pregavo tutti i giorni e chiedevo a Dio di aiutarmi. Io ho paura che quando esco da qua sono... tipo che perdo il controllo. Oggi mi sono troppo demoralizzata. È come se c'è un'altra testa dentro di noi che ti dice cosa fare, cosa non fare. Non è più il controllo di te stessa. Cioè controlli, pensi di controllare tutto, ma te stessa non la controlli più. È una bestia. Io mi chiudo e non esco più da casa. È una bestia proprio. Io non so come facciamo a vivere così. Mi spieghi come cazzo si spalma sta merda?
Mentre spalmavo la crema mi sentivo grassa rispetto alle altre. So che non si dovrebbero fare confronti, però vedevo che quasi tuttavano la marmellata. Ho detto, ma quanto sono stupida di aver chiesto di provare la crema di nocciole. E per questa ragione mi sono sentita un po' in colpa, perché anche mi piaceva. Ogni volta che mangio, soprattutto appunto a colazione, mi sento un po'... di prendere 300 kg solo mangiando quella roba a colazione, anche se la parte lucida sa che non è così, quindi devo riuscire a sconfiggere quella. Cioè, però la paura che ho io è che una volta uscita da qua poi riprendo a fare come mi pare. L'ansia cresce sempre di più, penso a tante cose, a troppe, qui al centro non so come sfogarla, a casa ero al solito lavorare tutto il giorno e poi a casa. Qui sta ricapitando, mi sento sbagliata, inadeguata, penso di non piacere a tutte e questo mi fa stare male, penso di stare sul cazzo a qualcuno e non lo accetto. Ho paura, una paura fottuta di non riuscire a gestire quest'ansia che mi logora dentro. Il mio obiettivo è essere la figlia perfetta, per come loro l'hanno sempre voluta. Sempre. Cercare di essere tutti, sei una bambolina. Intanto io ho un malessere dentro che nessuno sa che cos'è. Da 18 anni poi, tra l'altro. Manco 6 anni di disturbo alimentare, sono 18 anni di sofferenza. Ho 5 anni. Cioè, io non ho idea di come sono fatta io, di cosa voglio io. Cioè, lo sto costruendo e ci sto lavorando già da anni, però è difficile, la strada è molto lunga perché il mostro c'è dentro. Tante volte le dico, ma non hai mai pensato? Sì, certo. Io mi ricordo il periodo in cui mangiavo senza pensare. Andavo alle medie. Io ero felice quando ero bambina. Poi la felicità ho cercato di costruirmela, ricostruirmela con le abbuffate. Con il peso, con l'idea dell'anoressia. Crescere significa avere anche delle responsabilità e io in questo momento è come se avessi paura di vivere fuori, perché per me la vita, vivere è associato sempre alle abbuffate. Io non mi ricordo la vita senza abbuffate, senza restrizioni di cibo, senza l'angoscia del cibo. C'è il vuoto se non c'è qualcosa. No. Sei. Non sai più chi sei. Ma grazie al cielo che mi sei capitata te in sostanza, perché sennò ridiamo come delle matte quando... Ma si può dire? È un po' cioè, schifosa. Tipo, siccome qua la maggior parte degli ospiti ha delle problematiche a livello intestinale, nel senso che non va in bagno, allora ci danno di solito qualcosa, tipo, vabbè. E il problema è che non funziona tanto per andare in bagno quanto a creare aria intestinale. Quindi ogni tanto qualcuno, me o lei, fila in bagno per evitare di creare delle fragranze. Vuoi eliminare odori di sapente? Odori, fragranze intestinali dovute a una malnutrizione e poi un tentativo di recupero? Compra Tesori d'Oriente, Fiori del Dragone. Oh, mamma. To live up the name inscribed in the halls and the walls of fame, balancing life, broke both the yin and yang, hands buried a man and erased the sun, the rain, that's a play on words, they say herb ain't all the same,
Beatrice sta meglio e i medici la convocano per annunciarle una bella notizia. Come ti senti in merito a queste dimissioni? Oramai fra 15 giorni è partito il countdown ufficialmente. Non è che vuoi deporre un po' le armi così temporaneamente? Ho paura. Comincio a risentire sempre inadeguata, sempre sbagliata. E l'unica certezza adesso che mi è rimasta è la malattia. Che mi dà un'identità, mi dice chi sono, come mi devo comportare. E invece vorrei trovare un'identità più mia. Cosa pensi quando andrai a casa? Vorrei intraprendere un percorso universitario, magari non troppo impegnativo forse. Ma al di là dell'università non c'è qualcos'altro che ti piacerebbe fare? A me per esempio piacerebbe molto andare a lavorare come commessa. Perché la commessa, Bea? Perché consigliare la gente sui vestiti, quello che devono mettersi, anche proprio di quelle commesse proprio che si prendono cura di chi va a comprare. Non lo so, mi fa sentire bene perché aiuto la gente e l'aiuto in un campo che a me piace. Mi sembra interessante questa cosa. Sì. Corpo, corpo, corpo. Le ragazze che soffrono di anoressia e bulimia sono fatte dal corpo. Perché il corpo è l'involucro con cui ci mostriamo gli altri. O come amiamo. Questi ragazzi hanno paura di essere giudicati. Per questo devono essere perfetti. Questa ragazza qua è bene rassicurarla molto. Forse va passata anche un po' come consegna. Perché lei comunque tende ad essere un po' aggressiva. Bisogna attimino accoglierla. Se non vuole mangiare, possiamo farle avanzare qualcosina. Allora, stasera mangia i crackers, la ricotta e le carote. E se non vuole la frutta, può anche non prenderla. Francesca stasera ha chiesto di uscire con suo padre Nicola. Vanno a un concerto un po' speciale. Vedo l'occhietto. Grinta? No, di più. Oggi non tanto. Oggi non va tanto bene. Non ho neanche voglia di fare attività fisica. Io. Vabbè, almeno ti rilassi. Già? Me ne vado a prendere le cose? Sì. Devo andare prima a prendere la terapia. I miei genitori sono separati da quando ho 6 anni. Mio padre si è risposato e adesso purtroppo sta divorziando, cosa che mi è un po' toccata. Papà è papà. Papà è tutto per me. E penso sia l'esempio più grande a cui diciamo ambisco, nonostante gli errori che penso si facciano un po'. Ha un carattere particolare e io a volte mi ci rivedo un po', nel senso molto schematico, molto preciso, se una cosa è quella deve essere quella. E dall'altra parte ho mamma che è un po' l'opposto, insomma, fai quello che ti fa star bene e per me è ok. Ciao! Ciao! Liberi! In fuga! Tell me you
million years. Then if it don't work out. Andiamo sul palco, Nicola Heavy Metal! Buzzetti! No, scusa, non è heavy metal, ma heavy meal. Ho scritto questa canzone inconsciamente pensando ai problemi di mia figlia che sono molto emozionato e è qui con me stasera e non era neanche tanto previsto, quindi canterò questa canzone davanti a lei, per lei ma anche per voi. Si intitola Huge, a volte la vita per poterla gestire, quindi ci fa anche male. Scusate l'intermezzo familiare, vi ringrazio. Grazie a Nicola, Heavy Meal! E questo è l'esempio principe, che se parli in inglese sembra tutto fichissimo, e invece poi lo traduci è cibo pesante. Purtroppo abbiamo la sfortuna di avere dei problemi legati all'alimentazione, quindi alla fine, pur non pensandoci, è diventato questo. Chiuso lo stomaco. Ti sei chiuso lo stomaco? Non dire così, mi si è proprio una cosa che non dovevi dire. Cazzo, meno male. Quindi non è perfetto. Ma non lo sei, ma nessuno di noi è perfetto. Siamo tutti perfetti per quello che siamo. Tu sei perfettamente Francesca, io sono perfettamente Nicola. E siamo quello che siamo, siamo esseri unici. Non devi per forza essere la numero uno, la più desiderata.